Beh ragazzi, io vedo che sono Expiron e oggi siamo qui nell'ultimo episodio del Round 2 Prestigio. Sono ormai arrivato a livello 55, questa era l'ultima partita prima del Prestigio e niente. Probabilmente non prestigerò subito, infatti farò un'altra partita per portare Camaleonte, il Reaper, lo Spectre. E niente, questa qua è l'ultima partita, è una partita dove all'inizio, come ogni partita che faccio io, tipo riscaldamento all'inizio, no, insomma. E poi ho fatto le raps, sono arrivato, ho fatto un punteggio di 31-19, mi sembra. 31 di meno, 31-16, qualcosa del genere. Sì, 31-19, signori. E niente, stamattina appunto mi sono svegliato. Mi sono accorto che ero livello 55, non me ne ero mai accorto se ero livello 55 perché stavo giocando così tanto per. E due settimane fa ero livello 52, per farvi capire, non ci ho giocato molto a COD ultimamente perché mi stavo chiudendo su Life is Strange. Tra l'altro domani usciranno due episodi, uno alle 5 e uno alle 9, sperando di riuscire a farlo uscire alle 5 o magari verso le 6. E niente, era la mia prima partita con l'M8A7, infatti l'avevo cambiato un attimo per il Razorback ma l'ho subito rimesso e penso che lo sbocco definitivo lo metterò per l'M8A7. Come vedete stavo usando il Reaper per sbloccare la mia mitica Camaleonte dello Spectre e a volte ho fatto cagate perché volevo andare a killare ma non ci riuscivo e dopo vedrete tipo il panico quando mi mancavano 20 punti alla Raps, ero lì in panico. Tipo mi stavano killando e niente, che cosa vi devo dire. Poi a fine partita vi faccio vedere appunto che metto il prestigio. E niente, questo qua è l'ultimo episodio. Spero che vi sia piaciuta anche questa serie. A me mi ha fatto divertire tantissimo, soprattutto insomma gli episodi dove facevo tipo sti punteggi. E qui non so che cosa ho fatto, non so cosa mi è preso, ho lanciato una granata addosso al nemico pensando fosse una Semtex, invece no. Ma vabbè, come vedete sono nella nuova mappa del DLC Awakening Skyjacked e a breve vi porterò anche le altre mappe, Gauntlet, Splash e Rise. Ora mi sto allenando molto su Skyjacked e su Dominio, mi sta piacendo tantissimo perché faccio un sacco di punti. Questa dovrei aver fatto tipo sui 5000 punti e ho fatto il punteggio maggiore di tutti in questa partita. Qui faccio strage con Reaper e è stato insomma veloce come serie e emozionante a volte per le partite che facevo, insomma. Perché non mi è mai capitato di giocare così tanto a COD. Ma quando arriverò a Maestro Prestigio poi diremo. Non ci arriverò mai, però. Niente, non ho mai. In realtà non ho mai giocato così tanto a COD. Non mi sono mai divertito così tanto su un COD. Advanced Warfare, che c'era le stesse dinamiche, non ci ho giocato perché faceva cagare un po' a tutti. Qui sono. Ho ucciso e sono morto e non ho capito questa cosa. Vi lascio sempre come il mio stile di video, cioè parlo i primi minuti e poi vi lascio alla musichetta in sottofondo. Non chiudete qui il video perché guardatevi tutta la partita e poi a fine partita ci vediamo per il prestigio e lo sbocco definitivo che probabilmente userò su M8A7. Niente, ci vediamo dopo.
Ok raga, eccoci dopo la partita qui multigiocatore. E niente, andiamo a prestigiare e ci diciamo insomma addio a questo registro di battaglia. Guardiamo un po', siamo comandante di 205, 73 vittorie, 399.155 punti. Un rapporto uccisioni morti di 0,80 che spero di migliorare. Specialisti più letale dello Spectre, 6 dei punti più letale dei Raps, più letale della granata.
E poi c'è l'arma, il Vesper, la modalità di gioco, la deathmatch a squadre. E niente, guardiamo le, vabbè, le classifiche, no, medaglie, abbiamo fatto un po' di roba qua, vediamo. Cioè abbiamo le serie di punti, no, sì, le serie di punti, la modalità di gioco. E niente, accediamo al prestigio. 5, 4, 3, 2, 1, eccoci qua. Comincerai a livello 1 se ti continui di creare una classe di specialisti e le serie di punti saranno nuovamente bloccati. Ci dà prestigio, complimenti, ora sei prestigio 1. Eccoci qua, signori. Facciamo lo sblocco definitivo. Io direi di farlo su un'arma, che è il mio caro M8A7. Sblocchiamo definitivamente. E basta. Ecco. Possiamo fare, potevamo fare il nuovo inizio, ma no, sì, sinceramente no. E niente, se vi è piaciuto un mi piace, mettete mi piace per la Facebook, trovate sempre sotto in descrizione. E per oggi è tutto, bella!